Sede unica Regione Abruzzo, pettinari dal centrodestra solo caos e soluzioni costose per le casse pubbliche. Si pensi a riqualificare gli edifici di proprietà della Regione. La ricerca della sede unica di Regione Abruzzo in cui dislocare dipendenti uffici di Pescara sta diventando una vera e propria barzelletta del centrodestra abruzzese, dice Domenico Pettinari, vicepresidente del Consiglio regionale nonché esponente del Movimento 5 Stelle. Peccato, prosegue però, che ci sia davvero poco da ridere quando in ballo c'è una cattiva gestione dei fondi pubblici, il futuro di centinaia di dipendenti e il servizio di migliaia di cittadini. Abbiamo due sedi di proprietà, via Raffaello e via Lebovio. Da tempo ormai i dipendenti sono stati mandati via, allocati in altre sedi, perché queste sedi si sarebbero dovute ristrutturare. Purtroppo ancora ad oggi registriamo che queste sedi stanno in grave stato di fatiscenza, cadenti, non è stato stanziato un euro per la ristrutturazione, pur essendoci un progetto dell'ufficio patrimonio della Regione Abruzzo che io ho sposato, che prevedeva la ristrutturazione, la valorizzazione del patrimonio immobiliare interno della Regione e addirittura anche un aumento di volumetria per un valore di 13 milioni di euro. Questo progetto si è lasciato chiuso nei cassetti, non si è preso in considerazione e udite udite, Regione Abruzzo nel 2019 emana due delibere che costituiscono due gruppi di lavoro, uno per individuare una sede unica della Regione Abruzzo su Pescara per allocare gli uffici, tutti gli uffici, un'altra per trasferire in via temporanea i dipendenti di via Lebovio e via Raffaello, senza sapere che i dipendenti di via Lebovio e via Raffaello sono stati già trasferiti in altre sedi. Allora io dico, ma è mai possibile che pur avendo delle sedi di proprietà si preferisce andare sul mercato per il reperimento da un privato di sedi che molto probabilmente costeranno molto 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 di più alle casse di Regione Abruzzo? Tra l'altro un gruppo di lavoro è già andato avanti e la Regione avrebbe già valutato positivamente la proposta del palafiere di Via Tirino dove si realizzano i vaccini, tra l'altro quello dovrebbe essere anche adeguato. Ma al di là di questo io dico, Regione Abruzzo ristrutturi le sedi di proprietà di Via Raffaello, di Via Raffaello a Via Lebovio con anche un aumento di volumetria, quel progetto regionale, risparmiando tantissimi soldi della collettività dei cittadini su Pescara. Tra l'altro ricordiamo che tantissimi anni fa si era andato anche verso il complesso La City, ricorderemo, poi sospeso perché ci sono approfondimenti appunto giudiziari. Pettinari aggiunge che tornerà a chiedere all'assessore al patrimonio Liris che non si lasci in stato di fatiscenza il patrimonio della Regione Abruzzo. Tra l'altro i cittadini segnalano che ci sono situazioni al limite della decenza umana all'interno degli edifici di proprietà della stessa Regione.